tempo andato a prendere il metronomo M4. Dicono che Milano non c'è la sicurezza qui, però vabbè, comunque comprare di qui. Potrebbe essere andando un po' veloce perché è un po' in fretta perché non tiene il cargatore, quindi ti va. Qui è mazzo, va. E Falsabella di Milano stanno facendo il 50% anche loro, sempre chiudono per l'ultimo. Milano. Poi qua è così. Laggiù c'è Fort Lauderdale. Jax, mio negozio preferito. Vediamo. Questa è l'isola mia, fuori, venite a Milano e fare un shopping, che bello, 50% dicono, dicono, qui,
Buongiorno lì. E ora tutto è chiuso. Milano qui sta proprio, quindi il negozio si chiude alle 20, quindi sono tutti già chiusi. E scendo giù un attimo a prendere il metro qui a quarto. Capire questa parte è chiusa. Questo sta arrivando. Non troppo io, nuovo nome. L'anno di grazia, due settimane fa. Per cui, vabbè, io non sono mai stato, è la prima volta, quindi devi controllare le direzioni, guardare le direzioni giuste, sennò prima che... Allora, qua ce l'abbiamo. San Babile, ti gioco... Ok, lei notte. L'aeroporto è un attimo e poi ok, io devo andare là. Ma questo qua veramente è bellissimo, veramente, cioè ci vuole 15 minuti per arrivare. Prima che faccia veramente qua. Proprio no. Stare in biglietto con il camion mi serve perché non la voglio merito, quindi il più bello questo qua si può pagare tranquillamente con banco, carta e credito. E vai. Bellissimo. Mi ha fatto un lavoro straordinario. Vediamo dove entra questa porta. È proprio in alto in questa direzione. Ok, è già lì. Praticamente per ora non c'è nessuno.
momento di notte per 60
Gradini da fare. Ok. L'uscita. Viale Corsico, ok. Preferisco di là. Vi faccio vedere anche la prossima. Le prossime 4 minuti e un minuto per 2 minuti per San Barbara. È comodo. Chiudiamolo qui. Di solito le chiudo qui. Ok, dovrei uscire via le corsi. Di aver guardato questa live, no, meglio di là. Grazie a tutti.